si parla di un processo, non si parla di una passeggiata. E io lo faccio e dico quello che dico per rispetto nei confronti della carica che ho avuto l'onore di ricoprire, degli italiani e dei miei due figli che vanno a scuola, che hanno il diritto di ritenere che il loro papà sia spesso lontano da casa, non perché passa il tempo a sequestrare esseri umani, ma perché difendere i confini e la sicurezza del suo paese era un suo preciso dovere. Non era un suo diritto, era un suo dovere. Di più, sono qua e voglio andare a processo per raccontare al mondo e ai miei figli che queste politiche sull'immigrazione condivise dalla Lega e dai 5 Stelle hanno salvato decine di migliaia di vite umane. C'è bisogno di una cavia? Eccomi. Sono l'unica mia preoccupazione, non è per me, ho le spalle larghe, se avessi voluto fare qualcosa di più comodo non avrei fatto il ministro dell'interno per la Lega. Mi spiace per i miei figli, che domani leggeranno sul giornale... Che pazienza. Probabilmente chi borbotta non ha il figlio che stamattina gli ha mandato il messaggio prima di andare a scuola, forza papà. Lei taccia, per rispetto a mio figlio, non a me, taccia. Noi facciamo politica e ce la siamo scelti. Chi è a casa non si è scelto di avere un papà che fa politica che domani passerà sui giornali come un criminale e un sequestratore di persone. E quindi se non portate rispetto a me, portate rispetto a due ragazzi che vanno a scuola che non sono colpevoli degli eventuali errori del padre, che è convinto di non aver commesso errori e che è orgoglioso di quello che ha fatto per il suo paese, per i suoi figli e per i figli di questo paese. Quando sono andato di questo paese, mi ricordava che...